Hallelujah. Amen. The lamb that was slain from the foundation of the world. Hallelujah. Amen. Thank you, Father, for the blood of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Because by that blood, we have been justified. Amen. We have been cleansed. Hallelujah. Amen. And we have been presented before the Father perfect. Amen. Without blame. Hallelujah. Amen. You know, hallelujah, praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. We've been presented before the Father without blame. E siamo qua davanti al Padre senza nessuna colpa. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you for the sacrifice. Ringraziare per questo sacrificio. Hallelujah. We are looking forward to a service of change today. Noi aspettiamo un culto di differenza oggi. We are looking forward to meeting with the Lord today. Vogliamo proprio avere un incontro col Signore. The Lord wants to do something in our lives. Hallelujah. Di compiere delle cose nella nostra vita. These are phrases that we hear everywhere we go, isn't it? Ma sono solo comunque dichiarazioni a cui siamo abituati sempre. But if you can open your ears to hear what the Spirit is saying today. Ma se abbiamo la capacità di udire quello che da parte dello Spirito sta dichiarando, your life will never be the same. E allora ecco poi la migliore trasformazione della nostra vita. It is written in the book of Proverbs. Ma c'è scritto that the hearing here, che il attraverso l'udito, and the seeing eye, ma anche l'occhio che vede, the Lord has given them. Entrambi Dio poi ha donati. So to receive from the Lord, quindi per la capacità di ricevere da parte del Signore, you must be able to hear, e allora abbiamo bisogno di poter udire, and to see, e anche di vedere. That is how the blessings come. E la benedizione di Dio avviene attraverso questi due elementi. Hallelujah. Amen. Even as Jesus Christ said he saw Satan falling from heaven. E come dice Cristo, aveva visto queste stelle cadere dal cielo. Satan falling from heaven. Aveva visto il diavolo appunto cadere dal cielo. Like lightning. Proprio come il tuono, il fulmine. Every influence of Satan, e ogni influenza da parte di Satana, in our lives today, nella nostra vita oggi, is falling. Hallelujah. Amen. You shall know the truth. Perché noi arriveremo a conoscere la verità. And the truth will do what? E questa verità poi set you free. Hallelujah. Ci renderà liberi. The truth will break the chains. Perché questa verità è capace di rompere ogni catena. And we open the door to you. E poi per aprirci la porta into a new realm in God. E per poi farci entrare comunque una nuova fase, un nuovo universo di Dio. Hallelujah. Amen. Thank God for wonderful worship. Vogliamo ringraziare appunto per questa lode. Hallelujah. Before we go further, can we just greet one another? Vogliamo praise God. Hallelujah. I am today I received a lot of phone calls, different people giving reasons why they couldn't make it. E sono arrivate tante telefonate appunto da parte della gente che si giustificava per cui non può essere qua oggi. But it's all right. Ma va bene lo stesso. We move on with the Lord. Hallelujah. Noi Signore. Hallelujah. We have friends who are listening to us in America. Perché abbiamo comunque amici che ci danno ascolto addirittura le terre come l'America. In Palermo, Salerno. Palermo, Salerno. And all over Italy. Hallelujah. So we salute you in the name of the Lord. E quindi noi salutiamo tutti questa gente. Hallelujah. Praise God. We salute our brothers in Britain. E salutiamo anche i nostri fratelli in Gran Bretagna. Hallelujah. Praise God. Amen. 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 Now, amen. We're going to hand over briefly to my brother here in the Lord. And before we go further into the service, I want us to know something that when we have meetings like this. E vorrei appunto poter far capire questo, che quando per avere una cosa del genere. Sì. When we have meetings like this. Quando abbiamo un incontro del genere. We gather actually to more like share into the deeper things of Christ. Noi ci riuniamo appunto per poter condividere cose profonde di Dio. Praise God. Amen. Now, we must understand. C'è da capire una cosa. That the only way God can relay his thoughts to us. Ma l'unico modo in cui Dio può farci avere quello che è il suo pensiero. Is through the spoken word. E attraverso la parola parlata, dichiarata. Praise God. Alleluia. Because
When the word is spoken, perché quando la parola viene dichiarata, there is an awareness, si crea questa consapevolezza of great things, di cose grandi, grandiose, that we had forgotten in Christ, e che noi in Cristo avevamo dimenticato anni fa, and these things are being brought to light today, ma sono cose che poi vengono portate alla luce. Hallelujah, as we hear the word, intanto che noi ascoltiamo la parola di Dio. Can you sit down, please? Possiamo accomodarci. In the book of Genesis chapter 1, nel primo libro di Mosè, capitolo 1, Genesis, it is written that the, what happened, that the Spirit of God, che lo Spirito di Dio, was over the face of the water, appunto sopra le acque. Praise God. Amen. And God said, let there be light. E Dio dice che sia luce. And the light was. E ci fu luce. I want us to understand, dobbiamo avere questa comprensione. That picture is a prophetical, allegorical picture. E questa figura proprio è una rappresentazione di un qualche cosa. Of the ignorance that is in the heart of man. E rappresenta appunto l'ignoranza che giace nel cuore dell'uomo. Darkness was over the face of the waters. E perché c'era questo buio, pesto sopra le acque. Thick darkness. Era proprio pesto. Cioè, the original scripts call it the abyss. E quindi proprio veniva definito come l'abisso. Where there is no light at all. Dove non c'era luce per niente. But God said, let there be light. Ma Dio dice che ci sia luce adesso. And the light came to be. E poi apparsa la luce. That work is happening today. Quell'opera appunto è in corso oggi. As we hear the voice of the Spirit. Attraverso l'ascolto della voce dello Spirito. Because God, perché Dio, is bringing to light, sta portando alla luce, things that have been hidden from our comprehension. Le cose appunto nascoste dalla nostra comprensione. We will discover shortly, perché pian piano, adesso fra un po' andiamo a scoprire, that even what we thought God was, che l'immagine che noi avevamo di Dio, it's a mistaken identity. E che proprio è un nulla, non esiste. You see, God wants us to open our eyes. Dio vuole che noi apriamo gli occhi. To know the true God. Per conoscere il vero Dio. And Father. Il Padre. Of our Lord Jesus Christ. Del nostro Gesù, Signore Gesù Cristo. Praise God. Amen. Hallelujah. You know when Jesus Christ came on the scene. Quando Gesù poi è apparso sulla scena. He declared plainly to the Israelites. L'ha detto apertamente agli israeliti. That they did not know God. Che non conoscevano Dio. So he brought to light. Quindi ha portato alla luce. The true God. Il vero Dio. Praise God. Amen. And knowing the true God. E conoscendo il vero Dio. Is what turns the life of a man around. È quello che poi porta questa trasformazione alla vita di una persona. Praise God. So I advise you to fasten your seatbelt. Quindi allora il mio consiglio è quello di sedersi molto bene, saldamente. Be patient. E avere un po' di pazienza. Open your heart like a flower. Aprire proprio questo vostro cuore come fa il fiore. And listen. E ascoltare. Listen. Ascoltare. That's what we do in this ministry. Listen. E tutto quello che facciamo è quello di Hallelujah. Ascoltare. And as you listen, intanto che ascoltiamo, things begin to happen in your life. E cose cominciano poi a succedere dentro la vostra vita. There'll be a transformation in your life. Ci sarà una trasformazione nella vostra vita. Hallelujah. I've experienced these things. Hallelujah. Lui ha avuto l'esperienza di queste Praise cose. God. Some days ago I walked into a family house. Lui poi è entrato diciamo nella famiglia un paio di giorni fa. And I was preaching to a family. E lui appunto condivideva la parola. And as I opened my mouth to preach, prendere la bocca per parlare, two of the children there, due di questi bambini della famiglia, ha cominciato a dire ai genitori che vedevano un personaggio come un angelo. E hanno cominciato a insistire. They were terrified. E quindi erano intimoriti un po'. The parents said they know their children. E perché loro their children cannot speak like they've never heard this thing before. Se i bambini appunto di and they kept on repeating that they have seen this and want something there that quindi, with a gold crown there. L'hanno replicato che effettivamente vedevano quel personaggio questa corona. And these signs have followed me wherever I go to preach gospel. E lui continua appunto questo segno e continua a seguirlo. Again and again. E sempre più, sempre It's più. Just to listen to the word. E soltanto attraverso l'ascolto della parola di Dio. Some time back. E qualche tempo fa. Some sisters came from Rimini. E arrivarono delle sorelle dalla Rimini. And they said, you know, pray about documents. E hanno chiesto appunto di poter pregare perché avevano difficoltà con i loro documenti. Documents that have not been released for years. I loro documenti bloccati per anni. They had problem with the law. E aveva avuto problema appunto con la legge italiana.
And I told them, let us share the word. Beh, detto, beh, allora in questo caso andiamo a vedere un po', condividiamo la parola di Dio. And they were looking at me as if I'm mad. E quindi loro, cioè, lo guardavano come se fosse because they wanted me to start to do all perché aspettavano appunto di farvi di vederla fare le cose convenzionali che vengono fatte in chiesa. And I was sharing the word. E quindi intanto che lui condivide la parola. We saw that by the time I turned my back, I saw the ladies on the floor. E quindi poi scoperto che poi ha visto poi queste tutte le donne per terra senza nemmeno toccarle so nobody will say it's me. Exactly. E poi la gloria non va a lui. They went back the next day, that's when it was on a Sunday. Il giorno dopo they called me on Tuesday, hanno telefonato poi il martedì e dicendo che guarda poi hanno superato lo stato. Praise God. So we are these things have followed us over the years. E quindi sono cose che ci seguono tutti gli anni. Praise God. And the Lord said, go forth and preach this message with boldness. E quindi a lui è stato dato questo autorità di andare a predicare questa questa verità. Don't get bored. Don't get bored. Quindi non è una cosa con cui annoiarsi. Sit down. E quindi sedersi saldamente. And listen to what the Spirit is saying to me. Di ascoltare la comunicazione da parte dello Spirito. Hallelujah. Praise God. Amen. I'm going to sit down for some time and my brother will share something before I come up. Il fratello avrà qualche cosa da dividere. Hallelujah. The anointed messenger of God. Amen. Hallelujah. Amen. And he's got the word with him also. God bless you as we go forward into the service. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Adesso ho parlato, fino adesso ho parlato in italiano e non so se cambiare lingua posso pure mantenere. E la signora ci continua. Do you all speak? No. Quindi parliamo. Beh, almeno tutti capiscono italiano. Alleluia. Amen. Ok. Allora? Does everybody speak Italian here? No. Okay. No. Almost. Okay. No problem. We do the two. What should I? Eh sì, vogliono più tempo. Se fa l'interpretazione, se ci metto mezz'ora, let me try. Che bisogna anche lui. Se sbaglio mi correggi. Ok? Va bene. Andiamo avanti. Ma you speak No, you speak Italian, I speak English. Okay. No problem. Alleluia. Amen. 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 Oggi siamo in pochi. L'altra volta era pieno perché c'era anche da mangiare. E non penso che la gente non è venuta perché oggi abbiamo proposto il cibo. Alleluia. The last time was filled up and of course you know we had a lot to eat, so maybe that's why. Ogni volta per avere l'attenzione della gente forse bisogna un po' anche inserire questo aspetto del piacere. Amen. Maybe to attract the attention of people at times we have to, you know, insert this menu. Alleluia. Amen. Scherzo. It was a joke. Amen. 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 Dio e il fratello nel parlare ha detto una cosa importante. When I was speaking, I said something important. Ha detto che tutto quello che è importante nel regno non è quello di fare. È vero. The things that are important in God's kingdom is not about doing. Ma esatto. ascoltare. But about hearing. Ogni volta che ascoltiamo Gesù, anytime we hear the Lord, dice, state davvero attenti di come ascoltate. Jesus always said, mind how you hear. E quindi attraverso l'ascolto, meaning by hearing, ma ascoltare la parola di Dio, I mean the real word of God. Perché ci sono molte dichiarazioni in giro che vengono prese per la parola di Dio. Because there are many types of doctrines around that sound like the word of God. Ma non costituiscono la parola di Dio. But they are not really the word of God. Sono parole degli uomini. They are words of men, out of the wisdom of men. Io ho camminato per quasi 30 anni in quella realtà. I worked for about 30 years in that reality. Il mio papà era un pastore, anche lui. His father was a pastor. E quindi sono nato dentro queste cose. So I was born into this religious setting. E quindi automaticamente anche io ho preso quel percorso. So automatically I took to that part of my father. E poi crescendo and growing, sono venuto a conoscere più a fondo quello che pensavo fosse la vita. So while growing up I got to, you know, learn things that I thought were things that pertain to life. Io questo signore lo conosco ormai da quasi 30 anni. We've known each other for about 30 years. E io lavoravo per suo padre. I worked for his father. Il padre era un ambasciatore.
His father was an ambassador. Ma lui Vangelo non le dice queste cose. And he goes around but he doesn't declare these things. Ma questa è la realtà. This is the reality. E il poi quasi 28 anni non ci siamo più visti. After about 20, for about 28 years, we did not see anymore. E due anni fa circa. About 2 years ago. La nostra strada si incrociano ancora. We met again. Io leggevo una rivista. I was reading a book, a magazine. E ho trovato un articolo pubblicato da lui. I found an article, you know, written by him. E dico, ma è lui? Non è lui? I was wondering, could this be the same person I knew years ago? E allora, non avevo i suoi contatti. Well, I didn't have his contact. Ho cercato di contattare i pubblicatori di quella rivista. Because I didn't have his contact, I had to go through the publisher of the magazine. E subito mi ha dato il suo numero. Immediately the publisher gave, you know, him my number. E mi sono messo in contatto. And he got in contact with me. E lui fa, ma sei tu? And he wondered, are you the one? E ma io, sei tu? Yes, I am the one. E dico, ma cosa sono queste cose che scrivi? And he asked me, what are these things that you're writing about? Amen. Amen. Perché quando lo conoscevo io. Because when he knew me years ago. Lui non voleva sapere di queste cose. I was very far away from the things of God. E poi dopo 28 anni. Then after 28 years. Veniva a scoprire che lui sta facendo questa esperienza. I got to understand that, you know, he had changed. E dico, io ne voglio sapere di più. So I wanted to find out more. Amen. Mi è venuto in mente la situazione del Nicodemo. You know, he came, you know, his experience came to the mind, to his mind, that of Nicodemus. Quando ha scoperto che quel signore chiamato Gesù aveva un qualche cosa che nessun altro aveva. Amen. When Nicodemus found out that Jesus had Jesus had something that other men did not have. Lui va da lui di notte. Oh, alleluia. Nicodemus went to Jesus by night. E dice. Amen. Tu sei un qualche cosa che non ha replica. Saying that you have something that others don't have. Quello lo voglio io. What you have, Jesus, I want it. Amen. 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 E le cose sono nate così. Even that's how it started. Però avevo ancora difficoltà di comprendere il livello delle cose che Dio sta comunicando attraverso la bocca di questa persona. What he had difficulty still understanding what I was preaching. Perché dopo 28 anni, because after 28 years, tirare giù tutto quello che ho costruito, it was like breaking down all that he had, you know, constructed over the years. Ricominciare di nuovo, to start all over again, era difficile. It was difficult. Amen. 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 Ma il problema è che quando poi noi arriviamo al punto dove il Signore vuole ricominciare con noi. Quando arriviamo a un punto dove il Signore dice è giunto il mio momento di ricominciare con te. The problem with most of us is that when God says he wants you to start again, non dipende dalle sue forze. It doesn't depend on your, you know, on your power. Ma devi solo dire Signore sono pronto. Amen. All you have to say is God, I am ready. Amen. 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 Oggi Dio, io vorrei un po', non voglio predicare perché abbiamo predicato troppo. Today I don't want to preach. Voglio solo condividere un po' quelle cose che io ho cominciato a avere esperienza da quando ho cominciato a avere questa interazione con la parola di Dio. I just want to explain to you the experience I've had from the moment I started to hear this word from God. Perché Giovanni ha detto le cose che noi abbiamo visto, che abbiamo toccato con le nostre mani, sono quelle cose che vi dichiariamo a noi. Alleluia. Amen. Amen. John says that it's the thing that we have seen and touched with our hands are the thing that we are declaring to you today. Perché non è la fantasia dell'uomo. Because there is nothing to do with fantasy of men. Non è una cosa che abbiamo sentito parlare e noi riportiamo alla gente. It's not something that we have heard others say and we give to others. Ma sono le cose che noi abbiamo vissuto. Amen. These are things that we have heard, we have experienced. Un giorno, one day, Dio mi ha dato una visione. God gave me a vision. Mi trovavo in una fila. I saw myself on a line. Ma molto lunga. A very long line. Mi sembrava quel tipo di fila quando si arriva all'aeroporto per poi attraversare l'immigrazione. Like that line, you know, that you get to at the airport when you have to go through the immigration lines, you know?
E era talmente lunga questa fila. Very long. Non potevo immaginare quando sarebbe toccato a me per andare a farmi vedere. I couldn't imagine how long it would take me to get to that desired point. Ad un certo punto mi trovo fuori dalla fila. At a certain point I find myself out of that line. E vado lì davanti dove c'è quel uomo che controllava. And I went, you know, before the person that did the control, the immigration officer. E mi ha chiesto dov'è il passaporto. And he asked me, where's your passport? Io, passaporto? Ma mi passport? Poi mi ricordo che c'era una persona in quella fila. Then I remember there was somebody in that line che sembrava essere mia sorella. That, you know, looked like my sister. E allora chiamo e dico, puoi farmi avere il mio passaporto che è dentro la borsa? So I asked the person, please give me the passport in your bag. E mi fa avere questo passaporto. And the person brought this passport. Porto il passaporto al signore, a questo signore. I took this passport at the immigration office, to the immigration officer. Non c'era già più. There was no more there. Guardo attorno. I looked around. E io parlavo con altre persone. And he was talking with other people. E allora mi accosto a lui. I went to him. E gli dico, questo è il passaporto di cui chiedeva. This passport you are asking for. E mi fa, e dov'è la cosa dentro? Then he asked, where, what is inside? La cosa dentro. Io apro. He opened it. Dentro c'è un sacchetto pieno di riso. Inside this passport there was a sack full of rice. Prende il riso. He took this rice. E mi saluta. And you know, he greeted me. Appena mi giro. Immediately I turned. C'era un signore appeso nell'aria. He saw somebody suspended in the air. E mi chiamava. You know, calling him. Ha detto, vieni. Come. Io non riuscivo a riconoscere la persona. I did not recognize this person. E dice, ma è possibile che tutte le persone che vengo a cercare, neanche uno mi riconosce? Is it possible that tutte le persone that all the people that you know come to check for me, none of them know me? Prende la borsa. I took my box. Lui prende la sua borsa. And he took his own box. E comincia a andare. I was trying to go. Ad un certo punto mi trovo a salire. At a certain point I find myself lifting up from the ground. Un muro molto alto. There was a wall that was very high. Mi tirava sopra questo muro. And the spirit lifted me above this wall. E faceva fatica. And it was difficult for me. Quando sono arrivato in cima, but when I got to the top, c'era questo signore. There was another this person. E mi fa. And he said, hai bisogno che porto il mio aereo? I think I need to what do you say? Hai bisogno del ho bisogno che lui porta il suo aereo. Okay. His aeroplane. Yes. He said he met somebody who was to bring his aeroplane. The same man I had seen. The same person he had seen before. And I said, have you got an aeroplane? And I said, have you? E gli ho detto, tu hai un aereo, scusate. Hallelujah. Amen. Tu hai un aeroplane? Do you have an aeroplane? He asked the person. Non ha risposto. The person did not reply. Quando sono arrivato in cima, when he got to the top, ho trovato lo stesso signore in mezzo. He saw the same person. In the midst, c'erano tutti gli anziani seduti attorno a lui. And all elders are sitting around the person. E tra il signore e questi anziani, and between this person and the elders, c'erano tre persone seduti. There were three people seated. E tutti avevano un cellulare. And all of them had cellular phones. E osservavano l'immagine dentro il cellulare. And were watching an image in the telephone. They were just observing the image on the telephone. Amen. 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 E la visione termina così. And the vision ended there. E non capivo. I did not understand. E dopo Dio mi dice. And God began to speak to me. Ricordi cosa ha visto Giovanni nell'Apocalisse? Remember what John saw in the book of Revelation? Che ha visto il trono di Dio. He saw the throne of God. Con gli anziani. And the elders. Tutto attorno a lui. And all the elders were around him. Che guardavano l'immagine di questo signore. And all of them were looking at the image of the Lord seated in glory. È la stessa cosa. It was the same thing vision I had. Io ti ho detto, non ti dico le cose che non ho vissuto io. Ti dico le cose che Dio mi ha fatto vedere. Yes, he said, I will only tell you the thing that the Lord has made me see. Ma un'esperienza che ho cominciato a fare quando ho cominciato ad ascoltare la parola di Dio. See, these are the experiences I started having when I started hearing the word of God. Perché Dio ci sta trasformando, ci sta trasportando in luoghi altissimi.
Because God is taking us to high places. Perché noi non siamo quello che pensiamo di essere. We are not what we think we are. Non siamo quello che il mondo ci ha fatto capire che sia la nostra salute. La nostra identità. We are not what the world made us think we are. Alleluia. Ma la vera nostra identità è solo Dio che riesce a farcela vedere. Amen. But our true identity, only God can make us see it. Amen. Amen. Un'altra visione. Another vision. Dio mi ha fatto vedere una cosa. God made me see something. Mi trovavo in un salone. I saw myself, you know, in the saloon. A un certo punto arriva un uomo. At a point somebody came along. E questo uomo era il presidente della Russia, Putin. This person that came was the president of Russia, Putin. A un certo punto comincia a chiedermi di avere quella cosa. At a certain point he started to ask me certain things. Posso averla? Can I have it? E dico, ma che cosa? What? A un certo punto. At a certain point. Gli porto un qualche cosa. He brought something. Io porto a lui un qualche cosa. I took something to the person to put in. E era un bambino. And it was a child. Lui prende il bambino nella mia mano. He took this child from my hand. Va al centro del salone. Went in the midst of this salon. Lui si siede a tavolo. He sat down. E tira il cassetto. Brought out his, you know, his drawer. Tira fuori una pistola. Brought out a pistol. E comincia a sparare. I started shooting. Esce dalla casa, dal salone. He went out of the porta house via il bambino. And took the child away. E distrugge tutto quello che rappresentava una volta una casa. And destroyed everything that was in that house. La porta via. And took the child away. Non capivo. I did not understand. Il giorno dopo gli ho telefonato. A day later he called me. E Dio mi ha fatto capire. And God made him understand. Ha detto che nel libro di Apocalisse, capitolo 7, in the book of Revelation chapter 7, c'è un angelo che arriva dall'est. An angel that comes from the east. E è lui che ha dato l'ordine di non uccidere le persone affinché tutti possessero avere il sigillo del Padre sulla loro fronte. Ripeti. E l'angelo in Apocalisse 7. The angel in the book of Revelation chapter 7 che esce con un grido dicendo alle quattro venti del cielo and spoke to the four winds, to the four winds of the heavens di non far del male a nessuno, did not, you know, harm anything or anybody, finché tutti potessero avere il sigillo del Padre sulla loro fronte, until all the servants of God have been sealed with the seal of God on their forehead. Amen. 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 È arrivato il momento, then it came to a point, in cui tutto quello che l'uomo ha costruito, that all that man has constructed, verrà distrutto. Will be destroyed. E tutto è qua dentro. And all this is here in our. Perché questo che ci ha dato quell'identità che credevano fosse la nostra vera identità. Because that which has given us an identity that we thought was ours. Perché la luce adesso splende. The light is shining now. Amen. E ogni traccia di tenebre sta sparendo. Amen. And every trace of darkness is disappearing. Le cose che non potevamo capire prima, the things that we could not understand, e adesso cominciamo a capirle. Le cose che non potevamo vedere prima, the things that we couldn't see before, cominciamo a vederle. Amen. Apertamente, amen, chiaramente. Amen. Clearly, openly. E da lì deriva la nostra libertà. Amen. It's from this comes our liberty. Perché senza la capacità di comprendere e di vedere, amen, because without understanding and comprehending, siamo in schiavitù. We are slaves to corruption. Siamo in balia della saggezza dell'uomo. We know are tossed to and fro by, you know, by the wisdom of men. E noi sappiamo che proprio è un peso, perché senza questa capacità non hai la libertà di Dio. Because without this understanding or capacity, we don't have that liberty in God. Dio ci sta portando questa trasformazione.
God is bringing this transformation to us today. C'è molte, ci sono molte cose che stanno arrivando dal trono di Dio oggi. There are many things that are coming from the throne of God today. La mia vita è cambiata. My life has changed. Da una parte sono contento. On one part I'm very, very, very satisfied. Da un'altra parte sono anche triste. But another part I'm very sad. Perché mentre c'è la felicità perché ormai hai la libertà di Signore. Because while that we have more liberty through the knowledge of the Lord Jesus. Da un'altra parte vede la gente che perisce. You will see with your eyes people who are perishing lack of because of ignorance. Vede gente che va sulla base di quello che ha costruito l'uomo che è nulla, non regge. You see people who are living on what men have built, foundation built by men. Oggi non c'è l'informazione spirituale in chiesa. Today there's no more spiritual truth in the church. Oggi c'è solo la demagogia. Gente che capisce i bisogni delle persone e li sfrutta. You just have people who just manipulate people in the church today. E sono sempre le stesse cose. 28 anni ci hanno sempre detto le stesse cose. For 28 years I was hearing the same thing again and again. Quando vai dopo un anno stanno dicendo le stesse cose. Nel frattempo non abbiamo ancora visto niente. What do you say? Per tanti anni andiamo a tornare sempre alle stesse cose, ma le promesse non le vediamo mai. Yes, for 28 years always going around in circles but never coming to the knowledge of the truth. È soltanto la frustrazione. Just frustration, but frustration. Dio ha tanto amato l'uomo. God has so much loved man. Non ci ha mai abbandonato senza la capacità di vedere la sua presenza attorno a noi dappertutto. He has given us the capacity to see his presence about us. Perché leggendo Romani capitolo 1, because reading Romans chapter 1, dal versetto 18 fino a 20, from 1 to 20, dice tutto. Quello che è la creazione, that which you see in this creation, è soltanto uno strumento di insegnamento spirituale. Are only instruments, spiritual instruments to teach us things about God. E quindi abbiamo la voce di Dio dappertutto attorno a noi. So we can see that we have the voice of God everywhere. E Dio ci ha sempre parlato. God is always speaking. Ma non abbiamo mai sentito. But we never heard. Perché abbiamo le orecchie che ascoltiamo. Because we have ears to hear. Ma non sentiamo. But we don't hear. Abbiamo gli occhi da vedere. We have eyes to see. Ma non vediamo. But we don't see. Ma oggi lo Spirito è qua in mezzo a noi. But the Spirit is here today. Per togliere quel tenebre, per darci quella capacità di visione per cominciare a vedere che Dio è dappertutto. The Spirit is here to give us that capacity to realize that glorious presence of God. Ma soltanto la capacità di vedere. Only the ability to see. Comincia a innescare questa trasformazione dentro di noi. Quindi il regno non è quello di correre dappertutto tutto il mondo nel nome di evangelizzazione globale. Non esiste. È vero. See, the regno, the kingdom of God has got nothing to do with running around from pillar to post, you know, in the name of evangelism. E tutto quello che la chiesa oggi sta costruendo dall'America all'Africa in Europa è la stessa cosa, ma non c'è sostanza, è solo fumo, niente arrosto. All we see today, all over the world, from America to Africa, is all fake, false doctrines. Okay? Non c'è vita in quella cosa. There's no life in this thing. Era solo gli uomini che stanno costruendo il loro impero. It's just men that are building the empire. Arriva il momento in cui ogni impero verrà tirata giù. But the time has come when all these empires begin to crash. Ma sta crollando adesso, non è una cosa futuristica. They are not falling as the world is coming for them. Come sono cadute le mie, eh? The same way his own world fell. Se le tue non sono ancora cadute, if your own world, finding a religion has not fallen, se c'è la stessa voce, if you hear this same voice, che questa volta sta arrivando appunto dal trono di Dio, from the throne of God, chiede. La tua preghiera non è quella di darti una casa, i soldi, eccetera, eccetera. La preghiera deve essere: Dio, dammi la capacità di vedere e di sentire. Amen. Your prayer should not be always money, but rather, God, give me the eyes to see. Quando cominci a vedere, cominci a sentire. When we begin to see and hear, vedi che tutto è bello. You see that everything is wonderful. Tutto è profumato. Everything is full of
comincia a conoscere la libertà del figlio. Realize the liberty of the Son of God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Questa deve essere la nostra preghiera. Noi non siamo quello che il mondo ci ha fatto capire che siamo. We are not what the world told us we were. Noi non abbiamo la storia. We don't have history. Ogni cosa la cui inizio uomo può determinare è storico. Anything that has a beginning in the eyes of man is history. Ma noi non abbiamo il principio. But we don't have a beginning. Non abbiamo l'inizio. We don't have a beginning. Non siamo storici. Non siamo alla storia. We don't have a history according to man. Noi abbiamo una natura divina. We have a divine nature. L'abbiamo sempre avuta. We've always had it. Non ne abbiamo avuto in un giorno in cui noi siamo nati di nuovo. We never had that day when we are born again. È sempre stato lì coperto in ignoranza. It has always been there but hidden under ignorance. Ma oggi, but today, attraverso l'Evangelo, through the gospel, Dio sta portando alla luce. God is bringing to light questa grazia che sempre depositato dentro di noi. This grace has always been deposited in us. Dio comincia a farci vedere quello che siamo veramente. God is making us to see who we truly are. E questa consapevolezza, and with this knowledge, comincia a farci dire addio al vecchio mondo. We begin to say bye bye to the old world. Il nostro mondo è crollato. The old world has been destroyed. Quando Maia parlava appunto del fine del mondo, when Maya prophesied about the end of the world, pensavamo che comunque sarebbe stata una catastrofe in giro. We thought it was going to be a physical manifestation. Ma secondo me quella gente lì aveva avuto comunque le intuizioni, l'intelligenza spirituale anche loro. Dicevano le cose di cui non sapevano, non capivano, ma dicevano la verità. They were really speaking about the truth. Because those people really had spiritual intelligence. Amen. E oggi le cose stanno cambiando. Today things are changing. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Questa è la luce. This is the light. Amen. Questa è il mistero della pietà. This is the mystery of godliness. Amen. E Dio sta portando alla luce le cose che sono state, sono sempre state, sono sempre state. That God is bringing to light the things that have always been there. Amen. And quando Dio ci porta la conoscenza, queste cose dimenticate. When God brings to light these things that have been forgotten. Ecco che poi noi cominciamo poi a alzarci e cominciare a camminare verso quella voce. Amen. They will begin to walk towards that voice. Amen. Amen. Pietro è stato in prigione. Peter was in a prison. Nel libro di Atti capitolo 12. Libro di Atti capitolo 12. In the book of Acts chapter 12. Dobbiamo capire che quello è soltanto a dramatization, è soltanto una messa in scena dell'Evangelo. It was simply, how do I put it? A dramatic, or we can put it an allegorical presentation of the gospel. Di come eravamo prima. How we were before, when we were in ignorance. Lui era lì nel buio. Peter was there in the prison in darkness. E arriva l'angelo. And the angel came. Amen. Oggi c'è l'angelo di Dio. Amen. Today the angel of God is in our midst. Amen. E appena arriva l'angelo in quel buio, ecco che poi tutto il posto poi si illumina. And when the angel appears in that post, the whole place is illuminated. Amen. The glory of God. La prima cosa che ha fatto l'angelo ha dato. Amen. What the angel did, the first thing was to tap Peter. Amen. Perché dormiva. But sono migliaia che percorrono quella strada. There are thousands, the multitudes pass that land. Sono quelle che ascoltano la voce di non Dio del mondo. Only those that are of the world that pass through that path. E quella porta alla rovina. That road leads to what, destruction. Ma c'è una piccola via stretta. But there is another. Very tiny. Ma sono i pochi che trovano quella strada. But very few pass through that path. Eppure è la strada che conduce alla vita eterna. But that is the path that leads to life. E allora l'angelo ha condotto Pietro attraverso lungo quella piccola stretta via. So the angel took Peter through that narrow path. E quella via l'ha portato nella città. And that angel, you know, took him into the city. Ma quale città?
What city? Ma quale città? What city? Quella è la nostra destinazione. That is our destination. Ma però lui ha voluto comunque. Prima doveva sentire, deve sentire. Ha detto seguimi. But he had to hear that voice say, follow me. Ma quale voce stai ascoltando questi giorni? What voice are you listening to today? Perché non tutte le voci ti portano alla destinazione giusta. Because not all the voices will lead you to the right place. Se la voice è giusta, if the voice is right, e allora ti darà tre cose. It will give you three things. Mettiti il tuo vestito. Put on your vest. Mettiti i tuoi sandali. Put on your sandals. E seguimi. And follow me. Amen. 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 Oggi, today, ringraziamo Dio. Thank you, Jesus. Per la capacità di udire. For the capacity to hear. Un altro non c'è. Puoi costruire tutto quello che vuoi. Without this, you can do whatever you want. Ma non è capace di fare, vedere, portare alla luce quel tesoro che hai dentro. But you can never bring to light the treasure that is inside of you. Una cosa sola. Just one thing. Sentire. To hear. Maria e Marta. Maria e Marta. Gesù va a casa loro. What happened? Jesus went to their house. Due azioni. Two actions. Una che ascolta. One is listening. L'altra che va in giro. And the one that is going about. Ecco, questa è la religione. That is religion. Perché noi dobbiamo correre, dobbiamo fare. Yes, you have to walk, you have to do faith. Dobbiamo fare l'opera di carità, la missione, l'evangelizzazione. Ma dove c'è scritto? You have to do this and you have to do that. But where is it written? Ma se non hai capito, cosa vai a raccontare alla gente? If you are not understood, what are you going around preaching to people? Gesù diceva, noi percorriamo i mari e i monti, attraversiamo. Jesus Christ said that we walk through the sea and the land. In cerca di anime. E quando abbiamo trovato uno? You know, in trying to convert people. Quando abbiamo trovato uno, but when we find them, lo rendiamo due volte, il figlio di Satana. We make them two times worse than the way they were. Di quanto era prima. Than what they were before. Questo è il sistema in cui ti troviamo chiamato la Chiesa. This is the system that we call the traditional church, the religious system. Ma la voce c'è. The voice is there. La voce c'è. The voice is there. Elia. Elijah. Nella realtà in cui tutti avevano compromesso, mangiavano dal tavolo di Jezebel. The same way which all were eating at the same table with Jezebel. E tutti avevano questa comunione con il mondo, perché Jezebel rappresenta il mondo, quello che Dio, quello che il mondo, la Chiesa presenta a noi, quello mondo, la vita qua terrena. Because Jezebel represents the world, and they were all eating from that table of Jezebel. In bel mezzo a questo compromesso. In the midst of all this compromise. C'era un uomo solo. There was only one man. Che stava alla parte di Dio. That stood on the path of God. Amen. 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 Come sono finiti i profeti? How did the prophets finish up? The ones that were eating from the table. 950. 950. Con la spada. They were all killed with la spada rappresenta la parola di Dio. The sword represents. Ma perché non erano mille? Why weren't they 1,000? Perché mille è un numero rappresentante l'eternità. It represents 1,000, it's a symbolic word for 1,000. Qualsiasi cosa sotto mille è umanità. Anything under that word is talks of humanity. E qualsiasi cosa umanità non dura per sempre. Mm. Anything that is of man does not last forever. Ma dovrà affrontare la spada di Dio. Amen. 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 E quindi la voce c'era. So the voice was there. E c'è anche oggi. And the voice is here today. E quella voce che ti aiuta a scoprire quel mistero della carità che c'è dentro di noi. Is that voice that will make us to discover the mystery that is inside of us. Ma ci vuole impegno. But you have to be dedicated. Non è una cosa passiva. It's not something that is passive. È una cosa attiva. Something that is active. Perché questa è la tua vita. Because this is your life. Non è come domenica andare in chiesa, sentire dire le stesse cose, saltare che lei andare a casa e basta. No. It's not about going to church and Sunday after Sunday. Ti devi attivare. You have to ti devi attivare. You have to activate this life in you. C'è tanto di quel materiale. Non so quanti di voi avete questo materiale a casa. There are some of these books here. I wonder how many of you have them. Non li trovi in giro. You don't find them non around. Esiste. They don't exist. Assolutamente. Nel mondo, nella chiesa, nella religione convenzionale, una cosa del genere non la trovi.
In the traditional churches you can never find things like this. Eppure sono roba che contiene la vita. Amen. These are things that have life in them. Amen. È arrivato il momento. The time has come di dichiarare per la nostra posizione. To, you know, stand firm in our position. Amen, amen. E decidere se seguire Jezebel e il Baal. And decide whether to, you know, go after Jezebel and Baal. Oppure se cercare il Dio d'Elia. Amen. What I would check for, you know, the God of Elijah. È una strada solitaria. Amen. It's a solitary path. Oggi non ho amici. Today I don't have friends. Non ho più conversazione, non chiacchiero più con nessuno. Amen. Today I don't have friends anymore. Perché? Because non ti capiscono. Because they don't understand. Amen. Non condividono. Amen. They don't share with me. Amen. E tu sei diverso. And you are, you are different. Tu sei, hai sviato. Amen. They say that he has, you know, gone out of the wrong path. Hallelujah. Ma a Gesù non sono state dette le stesse cose. È una strada dei soliti. Ma devi cercarlo. But you have to check for. Non so quante volte hai partecipato a questo incontro. I wonder how many times you have attended this fellowship. Ma qualcosa deve cambiare. Amen. But something has to change. Devi desiderare. You have to desire these things. Dio non voglio una vita di tutti i giorni come la sono fatto. God doesn't want the life of every day that we have lived in the past. Vuole portare luce. He wants to bring to light the tesoro che hai dentro. The treasure that is inside of us. Perché è questo che ti porta alla tua presenza. Amen. It's this treasure, this revelation that brings us into his presence. Senza questo, without this, le nostre opere dell'uomo, that is the works of men, non possono portarci alla presenza di Dio. Cannot take us to God's presence. Perché Dio si sta rivelando. Because which God is revealing to us today. Dobbiamo poterlo vedere. We have to see it e poterlo vedere. Amen. Non dobbiamo essere come quei due uomini che erano insieme a Daniele. We don't have to be like those two that were by Daniel. Ah, non solo sentito la voce. They only heard this voice. E questa bastava per far sfuggire. Mm-hmm. And this was enough for them to run away. Ma non dobbiamo vedere. But we have to see e stare fermi. And stay firm. Ma per poter arrivare a questo punto. But to arrive at this point. Devi avere la capacità di vedere e sentire. But we must have the capacity to hear. Attraverso questi due elementi. Amen. Avviene questa trasformazione. Amen. Che ci porta alla sua presenza. By hearing and seeing that we can get this transformation we're seeking. Amen. Dio vi benedica. God bless you. Amen. Can you stand up and give a clap? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Father, thank you for this word. Amen. Amen.